Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come al nostro solito, sono tre gli argomenti che affrontiamo in questo nostro appuntamento. Parleremo del settore moda, una mozione all'unanimità per contrastare la crisi. Poi vedremo anche la sala del Gonfalone che ritrova i colori originali dopo un restauro e il corteo storico di Pontassieve con il calendario 2025 a favore di zia Caterina. Andranno tutti i proventi. Il primo tema che è stato affrontato nel recente Consiglio regionale della Toscana parla della crisi del settore moda, mettere in campo una serie di azioni affinché il governo nazionale da una parte e la regione toscana dall'altra producano politiche capaci di frenare la grave crisi del settore moda e di porre le basi per il suo rilancio. E quando prevede una lunga e dettagliata impegnativa della mozione sottoscritta da tutti i gruppi che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità all'indomani dell'incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del sistema moda nel giorno in cui hanno scioperato per chiedere misure urgenti a sostegno del settore in grave difficoltà economica e con un incremento costante di ricorso alla cassa integrazione ormai da parecchi mesi, e per chiedere che si attivino anche politiche per garantirne l'esistenza futura. L'impegnativa della mozione chiede pertanto alla Giunta regionale azioni condivise con una visione di lungo periodo proprio per ridurre la vulnerabilità della filiera toscana. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della regione ma che anche chiede impegni al governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le 8 settimane previste per quest'anno. La regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro delle istituzioni è mandare un messaggio forte di unità, così come hanno fatto i sindacati, e sono orgoglioso che l'Assemblea legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto. Sì, un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto, a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany e degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare e portare lontano
quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosi di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone del tessile e della moda. Ecco, se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche ben definite che hanno un nome e un cognome, si chiama sinistra, si chiama Partito Democratico, significa aver girato la faccia dall'altra parte in tutti questi anni nei quali le ditte italiane del settore moda venivano fiaccate, devastate da concorrenza sleale che veniva fatta nel bandone accanto. Abbiamo presentato un atto congiunto proprio per far fronte ai problemi gravissimi dei lavoratori di questo settore. E devo dire mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa, perché queste parole le prendo, diciamo, come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorzi di sviluppo industriale, cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico, nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli, ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Decori a stucco di color avorio, pareti di colore verde salvia, la sala del Gonfalone è stata restituita ai fasti settecenteschi con un'opera di restauro che ha portato al recupero dei colori originali. La principale sala di rappresentanza della sede del Consiglio regionale custodisce anche il Gonfalone, simbolo della Regione Toscana, dalla sua costituzione spesso è stata anche utilizzata proprio dalla nostra redazione per eseguire interviste proprio ai consiglieri e poi anche degli appuntamenti molto importanti che abbiamo seguito proprio per TV Rete Italia 7 Gold. I lavori di ristrutturazione sono iniziati a fine dello scorso maggio. Io sono orgoglioso di quel lavoro, se non lo avete visto vi consiglio di farlo, è ritornato ai suoi fasti, alla sua origine, nel colore originale, nella bellezza di una sala che rende ancora più belli i nostri palazzi. Ora è il tempo di aprirli i palazzi, non devono essere per i consiglieri regionali o per chi lavora, ma l'idea è quella di farli diventare veri e propri musei, spazi in cui i cittadini e le cittadine possono venire a visitarle.
Io quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale mi sono ritrovato con un palazzo in cui da tempo non venivano fatti investimenti, no? Invece ho detto che ho voluto che si tornasse ad investire, a rendere più belle le nostre sale, ripeto, non per noi, perché questa è la casa delle cittadine e dei cittadini toscani e deve essere resa ancora più bella. I lavori qui, il lampadario nel Salone delle Feste di Palazzo Bastoggi, insomma, lasciamo a chi verrà dopo di noi ambienti ancora più belli. Il calendario del corteo storico di Pontassieve, annuale appuntamento con la cittadinanza e tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza, devolverà quest'anno il ricavato delle offerte a Caterina Bellandi e la sua Onlus Milano 25, ovvero la zia Caterina che nel novembre del 2007 in Palazzo Vecchio l'allora assessore Eugenio Gianni ha nominato ambasciatrice di solidarietà per la città di Firenze. Un'iniziativa splendida, un'iniziativa che tiene insieme non solo l'identità del nostro territorio, il corteo storico di Pontassieve ne rappresenta una delle facce più belle, ma che ha anche la capacità di saper coniugare aspetti di solidarietà. Ecco, questo calendario ha la funzione di sostenere, di valorizzare l'impegno e zia Caterina, che è un angelo per tutti noi, mette a disposizione delle nostre comunità. In quel saper tendere la mano, in quel saper guardare negli occhi, in quel saper accompagnare bambine e bambini, famiglie che soffrono, ci sta davvero il servizio più grande che si può donare ad una comunità. Spesso la politica non è all'altezza di quello che zia Caterina fa, e quindi voglio dirle pubblicamente grazie, ci ho messo la faccia per quello che potevo, perché penso che un'iniziativa come questa debba avere il sostegno di tutte le istituzioni. Quindi a lei, al corteo storico di Pontassieve, grazie, perché è un'altra giornata bella per la nostra regione. Una bellissima iniziativa, targata ancora una volta corteo storico di Pontassieve, grazie al presidente Alessandro Sarti, grazie a tutti i figuranti. Un calendario che ogni anno porta, oltre bellissime foto del territorio, porta anche tanta beneficenza. Quest'anno è stato legato a quello che fa zia Caterina, a un lavoro veramente importante e veramente davvero che ci piace tanto, perché comunque dà la possibilità a tante persone di curarsi e farlo in una maniera di accoglienza, di venire in Toscana e sentirsi in qualche maniera a casa. Ecco, quindi siamo contentissimi di dare questo contributo, siamo come Comune di Pontassieve, abbiamo fin da subito sposato il progetto di Alessandro e davvero io non posso che ringraziare chi ogni giorno con la propria attività, con il proprio volontariato, poi porta a casa anche dei risultati da un punto di vista di beneficenza. Vestiamo questi vestiti per raccontare la nostra storia, la storia del Comune di Pontassieve che ci rappresenta. Vestiamo questi vestiti anche per adoperarci per dare opportunità di solidarietà, non soltanto la nostra cultura ma anche la beneficenza. In questo caso da più di 10 anni il nostro corteo realizza un calendario che il ricavato delle vendite a offerta libera vengono donate a delle associazioni. In questo caso quest'anno è zia Caterina con il suo taxi Milano 25 che ci ha condotto in lungo e in largo per questa bellissima città e per le nostre città limitrofe, Rufina, Pontassieve, Pelago e Bagnarripoli, per scattare degli scatti straordinari di Palmiro Stanzucci. L'idea nasce dall'amore: quando ti vedono in difficoltà, chi ti vuole bene ti viene incontro. Non puoi guidare, si fa qualcosa di bello insieme. Ora il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa. E allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi, con delle persone straordinarie, che mi hanno aperto un mondo che adesso un pochino mi appartiene. Avevo un infortunio alla spalla, non potevo lavorare né guidare, quindi io devo ringraziare tutti questi straordinari figuranti e personaggi che con un caldo che si abbaiava, è vero, venivano a prendermi e riportavano perché io non potevo guidare. Quindi per me è stata salvezza, è salvezza unirsi nelle nostre piccole fragilità. Sono veramente contenta anche di questa malattia difficile che, anche se non respiro, forse dico meno sciocchezze. E si conclude anche il nostro appuntamento, la nostra finestra sul Consiglio regionale della Toscana. Vi ricordo, per gli aggiornamenti, tutte le informazioni e delucidazioni, c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.